Buongiorno e ben ritrovati sulla Nuova TV per la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal nostro giornale, La Nuova del Sud, il titolo di apertura, il messaggio di quei due non mi piace, le parole sui fratelli Pittella dell'ex ministro Guidi in una intercettazione. A cosa si riferiva? Gli equilibri politici interni al PD e il rapporto strettissimo con Luca Lotti. Intanto ieri l'interrogatorio dell'ex ministro che dice sono parte offesa. Giudizi impietosi e superficiali da Sant'Arsiero a Viti, risposte all'anatema di Orofino pubblicato ieri sulla Nuova del Sud con Colombo e la Chiesa sviluppo ed istruzione. Accerchiato anche il Corriere, attacca Pittella sui controlli, chi governa deve sovraintendere a certi processi. E poi nel taglio centrale la cronaca con questa fotonotizia dedicata alla casa degli orrori, il riferimento è al Donuva di Potenza, anziani indifesi, picchiati e umiliati con calci e pugni, coinvolti medici ed infermieri, c'è anche l'ex vice governatore Mancusi. I sindacati lucani lanciano la marcia per il lavoro, domani 75 pullman da tutta la regione. Ieri c'è stata la presentazione dell'iniziativa da parte dei segretari di CGIL, CISL e UIL. In basso fa esplodere un petardo alla partita, Materano rischia fino a 4 anni e poi in Lega Pro il derby lucano visto in difesa con Piccinni e Cason. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata. In falsa apertura lo scandalo petrolio, Guidi, 3 ore dai PM Potentini, persona offesa, l'ex ministra sentita come persona informata dei fatti, ha risposto a tutte le domande, le pressioni del suo compagno per aiutarlo negli affari. E poi pazienti picchiati al Donuva, schiaffi, pugni, calci e insulti nel reparto M6, ai domiciliari 6 OS e un animatore. I carabinieri del NAS scoprono un inferno. Il GIP Palma dice che i medici sapevano di questo modus operandi. Tra gli indagati c'è anche Agatino Mancusi. Scene immortalate da telecamere nascoste, condizioni igieniche precarie. Bolognetti dei radicali, l'autodenuncia dimenticata su Costa Molina 2 e ricorda che nel 2001 era già scattato l'allarme. In basso si parla di turismo, un marchio di qualità per il mare di Maratea, un progetto del comune inedito in Italia. A Potenza quel sottopasso infinito, slittano ancora i tempi di consegna dell'opera, forse a giugno. Via Angela Vecchia, ostaggio del cantiere, problemi con i sottoservizi ferroviari. A Potenza marcia per il lavoro, i sindacati preparano la mobilitazione. A Lago Negro sequestrati 2 quintali e mezzo di pesce sull'autostrada. E concludiamo con il Quotidiano del Sud. In apertura all'altra faccia del petrolio, i dati sui tumori sono da disastro. Solo 2 giorni prima degli arresti la regione ha avviato una ricerca epidemiologica e dal 2002 nessun controllo sulle acque del Pertusillo. Medici in allarme per il numero dei casi fra i ragazzi, la Guidi per 3 ore dai PM a Potenza. Il Donuva di Potenza, calci e pugni ai pazienti, arrestati medici e infermieri, blitz dei carabinieri, obbligo di dimora all'ex consigliere Mancusi. E poi ancora l'inchiesta sul petrolio, così la cricca ottiene il superfavore da Del Rio, il ministro annulla la nomina del commissario del porto di Augusta. Pomarico, Angelotti nel mirino, dopo il pestaggio bruciata la sua auto, lavora all'ufficio tecnico. A Matera la cronaca, gioielleria assaltata all'ora di chiusura, il titolare rapinato e legato in bagno da 2 banditi con accento napoletano. Hanno agito a volto scoperto e sono entrati nel negozio 1 per volta. Ancora a Matera Buccico Junior lascia De Ruggeri, il sindaco dice il logo resta. E abbiamo concluso, l'informazione sulla Nuova TV torna con il nostro TG delle 13:50. Grazie per l'attenzione, buona giornata.